Allora, se mi dici fotografia, non credo di poter dare una risposta univoca a questa domanda. Per me la fotografia mi ha dato, penso, il mio posto nel mondo, proprio perché la fotografia è un atto di ricerca costante, almeno per questa mia situazione attuale. Se dovessi dare una risposta univoca, probabilmente non farei fotografia. Dreams in a world gone shallow and Tantissime blind. referenze, tantissime immagini, tantissimi autori. Penso che ci siano tantissimi fotografi diversi che mi hanno dato input differenti. Se dovessi però citare quelli che maggiormente mi hanno influenzato, che perlomeno hanno dato dei paletti o delle risposte emotive da parte mia, sono Michael Ackerman in primis, Alex Ott, Tyrin Simon. E quindi, diciamo, questi sono quelli che più mi vengono in mente in questo momento, ma ce ne sono veramente tanti. Penso proprio di sì, cioè viviamo in un contesto che è permeato di immagini. Penso che chi usa lo strumento della fotografia viva sicuramente in un mondo che è contraddittorio per usare questo mezzo. Però penso che le regole, i linguaggi in questo momento siano in continua ritrascrizione, quindi credo che sia un momento estremamente effervescente e stimolante, anche se contraddittorio e a tratti un po' incerto, però sicuramente credo che ci sia ancora molto da dire. Il viaggio in sé ha un valore di scoperta, o per meglio dire di riscoperta di un luogo estremamente vicino e in qualche modo estremamente intimo per me. Penso che in questo senso si possa guardare il viaggio non solamente come una meta esotica o come qualcosa che è totalmente fuori dai nostri confini o dalle nostre ipotetiche frontiere, ma che possa essere un viaggio anche su un contesto che reputiamo banale o che tante volte diamo per scontato. Il viaggio in questo senso può essere uno strumento utile per guardare le cose con occhi costantemente diversi. Ma l'idea è nata perché principalmente mi sarebbe sempre piaciuto relazionarmi in un contesto così vicino. Il problema è che non è mai scattata nessun tipo di scintilla, al di là del contesto accademico. Mi mancava proprio una molla, mi mancava uno stimolo per poter iniziare a guardare le cose sotto occhi diversi. Il primo seme, il primo gemito che è venuto fuori è stata con la scoperta appunto di Fulgore e Tempestate, che è un libro, un saggio critico su Abano Terme, che mi ha dato i primi input, mi ha dato le prime panoramiche. E in questo senso ha fatto scattare in me la molla di indagare questo luogo. Beh, la difficoltà più grande è stata appunto quella di dovermi svecchiare e svecchiare le cose che avevo davanti, quindi appunto dover costringermi a guardare costantemente le cose con occhi diversi, che è una metodologia di approccio estremamente difficile, perché comunque implica il fatto che tu debba costantemente grattare sopra la superficie delle cose. Beh, innanzitutto perché sono cresciuto in un periodo in cui avveniva questa sorta di transazione dall'approccio analogico e poi quello che è culminato l'approccio digitale. La fotografia, diciamo, in termini quasi caserecci, l'ho scoperta con la pellicola. Diciamo che come approccio ibridare questi due mondi apparentemente distanti mi permette in questo senso di progettare al meglio la fotografia che devo fare. La fotografia a pellicola implica, non dico una progettazione chirurgica ferrea, però implica il fatto di sapere a monte e implica il guardare il mondo costantemente con i tuoi occhi prima ancora che con la macchina fotografica. L'ibridazione con la scansione, tutto ciò che ne consegue è sicuramente un apparato che mi permette di velocizzare e corrispondermi anche in qualche modo con un mezzo che è più consono al mio tempo e anche tutto sommato al mio modo di agire. Un libro che è stato fondamentale per A Fulgore Tempestate è stato appunto A Fulgore Tempestate di Sergio Giorato,
perché un saggio critico sulla città di Abono Terme, in particolar modo su una località che è Monterosso, una piccola frazione. Questo libro mi ha dato la possibilità, oltre che avere un input fortissimo, ma anche degli stimoli per poter immaginare o reimmaginare di nuovo la mia città. Quindi è stato prioritario, senza quel libro probabilmente non avrei avuto un input così forte. Poi, per quanto concerne il linguaggio fotografico, mi è piaciuto tantissimo il lavoro di Piero Martinello, che si chiama Radicalia. Mi è piaciuto tanto, soprattutto per il fatto che è andato a scorporare una tematica, un elemento per poterla mappare sotto punti di vista costantemente diversi. Questo mi ha insegnato anche che forse la fotografia può anche essere trasversale, non per forza bisogna avere un linguaggio fortemente coerente, e che le cose possono essere mappate e guardate costantemente su punti di vista diversi, anche se stiamo parlando di lo stesso autore. Non deve avere pregiudizi, non deve partire prevenuto. La cosa più bella che dovrebbe avere è avere amore in quello che fa, o perlomeno una pura curiosità umana, senza filtri, senza mediare con troppi intellettualismi o modi di fare accademici. Soprattutto se usi uno strumento come la fotografia, che è uno strumento di indagine, uno strumento di scoperta anche di se stessi, quindi penso che debba essere una persona che ama quello che fa e che è molto curiosa di conoscere e di conoscersi. Sometimes there's things a man cannot know. Beh, diamo per assodato che non ci possono e forse non ci devono neanche essere formule per poter fare una buona fotografia, se stiamo parlando di un progetto di ricerca che esula da logiche pubblicitarie o simili. Penso che le variabili in gioco, gli elementi, debbano essere pura curiosità, volontà di creare qualcosa e amore in quello che si fa. Io consiglierei di farsi un ottimo esame di coscienza, perché chiunque entrerà o di lato o frontalmente nel magico mondo della fotografia si troverà a fronteggiare un sacco di dinamiche e molte problematiche. Penso che debba essere un interesse estremamente genuino e debba essere un amore fortissimo. Ma più che amore lo definirei proprio una voglia di usare questo mezzo per sé o per gli altri, ma deve essere qualcosa di quasi incondizionato. Se sei innamorato, perlomeno sei in quella soglia di emozioni, fai le cose talvolta di pancia. È anche giusto così, però l'importante è che ci sia un interesse genuino e forte. Rhythm and rush these days.